Ciao amici musicofili, siamo qui a Cremona Mondo Musica, nella parte dell'Acoustic Guitar Meeting, siamo nello stand della Eco. Anche se oggi, nonostante io sia il project leader di Eco, sono in prestito perché sono qui come Martin Ambassador, ma chi di voi segue Musicoff sa che all'interno della, insomma, della grande azienda Eco Music Group c'è anche Martin, perché Eco Music Group distribuisce Martin. Ma parliamo di Eco. Abbiamo un sacco di novità in questo 2018 che andranno anche nel 2019. Sono molto contento perché la collaborazione e il lavoro di Roberto Fontanota ancora di più si vedono in questa nuova produzione. E ve le faccio vedere, sono qui. Abbiamo fatto una bella serie, sai, ogni volta l'oste è contento del suo vino. Però ho voluto espandere la serie delle chitarre classiche Eco, che prima erano soltanto da studio, quelle molto molto economiche, la famosa CS10, massimo 50 euro. Bene, la CS diventa CS10, quella che già esisteva, CS12 una chitarra un po' più finita, fino alla CS15 che è decisamente una chitarra per iniziare a studiare anche chi fa già le scuole medie. Poi c'è sopra una serie che ho voluto creare che si chiama Vibra, di cui sono anche molto orgoglioso del logo, perché abbiamo lavorato con il reparto grafico di Eco, che è questo, che ricorda un'impronta digitale, ricorda le vibrazioni che si espandono quando buttiamo un sasso nell'acqua, ma ricorda anche un tronco quando è tagliato, quindi ci sono tanti significati nella parola vibrazione, vibra. E ecco, invece la serie Vibra è tutta una serie che parte dal cedro, e quindi c'è la Vibra 100, che è la chitarra più economica entry level, che lo trovate già sul web intorno ai 110-120 euro, stiamo parlando di chitarre sempre economiche per chi comincia. Vibra 150 Catway EQ, la Vibra 200 che è la prima solid top. Abbiamo anche una serie che si chiama Vibra 300 che Roberto ha seguito particolarmente, che viene prodotta in Europa, che quindi è prodotta in Spagna. Vibra 300, solid top, sempre top in cedro, fasce fondo sono in mogano, e sono le grandi novità di quest'inverno, noi siamo molto 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 contenti. Ma di novità ce ne sono tante, perché abbiamo portato qui, si chiamano le Marco Polo, sono due chitarre, una con abete italiano e questo invece è Ovangol, giusto? E questa invece è una All Solid, ma l'abbiamo anche in mogano, se la trovo in giro, forse Roberto viene, eccola qua, ecco, e dove Roberto ha fatto questa bellissima rosetta, adesso si farà fatica a vedere, ma è dove c'è scritto viaggiatore in tutte le lingue, tant'è che la Marco Polo, quindi Marco Polo, il viaggio, una chitarra piccola, una chitarra portatile che suona benissimo, finitura open pore, ed è, insomma, è con la sua borsina, tanto Robertino, vedi? Borsina si dovrebbe dire jig bag, perché in inglese fa più figo. Mettiamola dentro. Ah, eccola qua. Quanto è carino. Quanto è carina, eh. Già questa, per esempio, Ron ha uno dei primi prototipi, già ci sta facendo date con grande soddisfazione. Ed è quella che qui in fiera è piaciuta forse più di tutte, più che altro perché questo formato che suona così bene non è facile trovarlo. Essendo un viaggiatore, le cerniere sono in IP66 stagne. Esatto. Viaggiatore non deve avere rotture. Esatto, se piove, se piove. E noi montiamo questo, siamo stati i primi da Shanghai dell'anno scorso, montare il Flex, che poi è stato dato in esclusiva a noi e a Martin per un certo periodo, ma adesso è possibile anche in altri brand, che è un sistema che permette di avere il tono, il volume, il microfono interno, il blend, e qui c'è il tuner, molto, con un look molto più... ok, vedi, col tuner, quindi meno invasivo sulla fascia rispetto a quelli precedenti che utilizzavamo come se fosse il Precise Blend. Quindi anche la Marco Polo l'abbiamo vista. Poi abbiamo portato comunque la serie Wow, perché è quello che le persone esclamano quando la vedono di norma. Wow è una serie che si chiama, è l'acronimo di Wood of the World, ma è anche quello che di solito si esclama quando si vede una schiena di questo tipo, no? E sono chitarre fatte con abete italiano, con le catene che sono in abete italiano, e le altre parti che sono fasce e fondo invece vengono fatte con legna, appunto, che vengono dal mondo. Quindi abbiamo questo che è il Coa, abbiamo il Cocobolo o Cocobolo, non ho capito dell'accento, poi Roby abbiamo fatto anche Cocobolo, Coa, qual è quella? Ovangol, solido, ecco che sfuggiva. Con grande attenzione di fare un match del color tra il manico e il fasce e fondo, le tastiere sono in ebano, tutti i binding in Coa. Tutta una rosetta meravigliosa, intarsiata, ponte e in ebano, così come la tastiera, meccaniche stile vintage che sono Grover, e quindi insomma siamo andati avanti. Ma poi abbiamo altre novità, tipo la Evo, che è diventata Evo 2, e
ho fatto queste scritte che abbiamo messo sulle varie palette, e quindi queste Levo 2, ma ti voglio far vedere invece quella che è la grande novità quest'inverno, che è la serie 1. La serie 1 che ha una grande particolarità nello shape 018 Cutaway, che è 48 mm. 48 mm è uno spessore che non c'è, nel senso che di norma è 43 standard acustiche, 52 le classiche, qui abbiamo 48, una scala corta che se invece che 650 mm 630, e abbiamo due versioni, la One ST che vuol dire solid top, che ha un ETS che si chiama Eco Tone System, sistema che questo signore, il signor Fontanot, ha trovato di dare delle aniline in maniera di dare questo colore che vada a sostituire il palissandro in termini estetici, ma poi con queste aniline, con delle lampade, questo sistema che ha trovato Roby ha anche maggior profondità sui bassi, quindi abbiamo ETS, Eco Tone System sul fondo in abbinamento al top quando è solido, o altrimenti la One top laminato e queste mogono, è lo stesso legno, un laminato di mogono però non trattato, queste 48 mm. Ma adesso io però, amici musicofili, devo andare a suonare. E quindi Roby, posso lasciare a te da finire di spiegare le altre chitarrine che hai sentito? No, il catalogo del suo insieme è stato rimesso a punto veramente con grandissima attenzione, un po' alla luce delle esperienze di questi anni e soprattutto con la volontà di rilanciare questo marchio sempre di più a livello internazionale, seguendo la qualità, il controllo qualità per garantire che ogni strumento sia stato controllato e seguito in maniera maniacale, perché maniacale non rende l'idea. E quindi tutti i processi produttivi nuovi all'interno delle fabbriche, una quantità di controlli di qualità superiori, non solo alla fine della produzione dello strumento, ma durante tutti i processi produttivi. Quindi una ricerca di qualità veramente altissima. Siamo convinti che il successo di questa azienda dipenderà dalla capacità che avremo di garantire che ogni strumento sia fatto, curato e seguito con massima attenzione. Questo vuole cercare di fare. La disponibilità è immediata, perché il lavoro, tutto quello che vedete in catalogo in questo momento in realtà è il prodotto di 2 anni di lavoro. Noi dal pensare un prodotto a metterlo sul mercato passano almeno 2 anni, i tempi sono cioè un elefante partorisce in 1 anno, una chitarra viene partorita in 2, questo va chiarito perché sgravare non è così semplice. Su questa massima ci saluteremo. Un abbraccio a tutti. Ciao Roberto. Grazie.